Perché mi ha così? Perché mi prende in giro? Stasera mi prende in giro lei, sì. Ciao ragazze, ciao ragazzi! Ciao! Eccoci qua con un nuovo video! Yeah, yeah. Con la mia sorellina Nenzia Mar, io sono Carita Dolce, siamo qua! Nenzia Mar, io sono Carita Dolce! Vabbè, ma capisci! Siamo qua sul nostro secondo canale, quindi mi raccomando, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi! Siamo state a Todis! Siamo state a Todis, come avete potuto vedere nel video vlog che vi abbiamo fatto in diretta, e se non l'avete visto, come al solito vi lasciamo il link cliccabile in sovraimpressione e nel box informazione. Ma stavo sfottendo, io prima si piace. No, ti vedo che tu fai tutte le mosse così. Poi dopo quando vado a montare il video, vedo a me che mi prende per culo tutti i video che fa tutte le mosse dietro. Uffa, non è una cosa bella quella che fai. Ma per ridere, Susanna. È un discount, anche se è meno conosciuto rispetto al Lidl. Anche il Todis. Ma non è così la sigla? Sì, sì. Pure nel blog, Todis, vabbè. Anche è un buon discount. Sì, perché è conveniente. E si trovano veramente dei prodotti che sono validi qualitativamente, sia per quanto riguarda il cibo, sia per quanto riguarda i cosmetici. E vabbè, infatti, quello dei cosmetici è il primo canale. Sì, esatto. Adesso iniziamo con queste cose che vi voglio far vedere, che abbiamo trovato. Ad esempio abbiamo preso dei prodotti che sono... No, mi sono andata di fare. Prodotti senza olio di palma, comunque con buoni ingredienti. Non solo senza olio di palma, ma anche senza gli ingredienti dannosi, che molto spesso alcune persone dicono bio, ma non è importante solo senza olio di palma. E lo sappiamo, infatti noi non è che ci fidiamo solo del bio, anzi noi al supermercato compriamo anche cose che non sono bio, però sono buone. Senza grassi idrogenati, senza conservanti troppi. La nostra missione, mission, Carità Dolce mission, è quello che sta succedendo, cioè di diffondere sempre di più il consumo consapevole, quindi di rendere i cibi sempre migliori, non per forza bio. Anche i cibi normali, i prodotti normali, sia cosmetici che cibi, stanno migliorando e stanno togliendo quegli ingredienti che sono dannosi. Oltre all'olio di palma ci sono tanti altri, ad esempio il glutammato, oppure un'eccessiva quantità di zucchero, eccetera. Ad esempio queste piadine sono molto buone, sono piadine vegetali con olio d'oliva e vegetal piada. La cosa bella è che senza grassi animali, senza lievito e soprattutto senza strutto, perché molto spesso le piadine quasi tutte sì, o c'hanno strutto o c'hanno olio di palma, invece queste sono con olio d'oliva e hanno farina di tipo 0, che è molto meglio come farina rispetto alla 00. Certo, sarebbe meglio quella integrale, ma sì, è difficilissima, però anche quella 0 comunque va bene rispetto alla 00, che è più raffinata. Cosa importante è che non ci sono i grassi tipo strutto, margarina, eccetera. Poi ho comprato, non che avevo dubbi, i biscotti. Questi qui, ragazzi, sono praticamente i biscotti come quelli famosissimi con le gocce di cioccolato, i cookies, però sì, questi esatto, non hanno olio di palma, non hanno burro, non hanno tanto zucchero. Questi sono proprio questi, tranne il baglio, sono quelli che comprasti tu a Nizza, esatto, giusto? Io tornai da Nizza e comprassi in un supermercato bio, comunque là in Francia, trovai questi biscotti ed erano veramente buoni, senza glutine, e la cosa importante è che non hanno olio di palma, ma non solo, comunque non hanno praticamente schifezze, sono molto molto buoni, sì, sì. Sono proprio dietetici perché sono anche senza zucchero, infatti hanno poche calorie. Comunque io mi ricordo che erano buoni, però non mi ricordo molto bene, quindi vorrei un po' rinfrescare. Già ne hai mangiato uno? Quante gocce di cioccolato? Buoni veramente, fragranti. Oh, sono buonissimi, buoni, ragazzi. Non sono troppo dolci, buoni. Ve li straconsigliamo questi qua. Fateci sapere, ragazzi, nei commenti se li avete trovati anche da qualche altra parte, perché io, a parte in Francia, ridere, cioè io mi affogo. Li abbiamo visti adesso per la prima volta al Todis. Fateci sapere se voi l'avete trovati anche in altri supermercati, perché sono veramente veramente buoni. Dai, andiamo avanti, Nenzina. Ah, poi nel reparto frigo c'erano un sacco di cose vegetali, però molte c'era olio di palma, grassi e via dicendo. Le dovete guardare bene, sì, controllate. Gli unici che si salvavano sono questi veggie mini burger. Sono praticamente delle crocchette, mini hamburgerini, sì, delle riso, crocchettine vegetali piccoline con il riso, carote, olio di semi di girasole, fiocchi di patate, insomma. Io devo dirvi la verità, queste cose confezionate così, sì, burgerine e cosa, non sono molto amate, non li compro molto spesso, perché sia perché spesso hanno l'olio di palma, tanti conservanti, anche se sono bio, sono vegetali, però ci sono delle schifezzine, comunque cibo industriale confezionato.
e poi perché di solito costano anche tanto. Queste però l'ho voluto prendere, sì, perché stavano in offerta, cosa importante, costavano veramente poco. E poi mi piaceva che comunque gli ingredienti erano buoni, non ci sono praticamente conservanti. Però certo, è meglio farsele in casa queste cose. Poi dice che la soia non OGM, quindi mi piaceva. Però ovviamente è meglio farsela in casa. Infatti noi proprio su questo canale abbiamo fatto diversi video di crocchettine, eccetera. Crocchettine, via dicendo. Casomai poi li facciamo in casa. Infatti li produciamo in casa. Poi la cosa bella è che comunque avevano anche abbondante quantità di proteine. Ah, buono. Se hanno tipo 9 grammi di proteine, che quindi è abbastanza. Invece di solito a volte praticamente è tutto carboidrati. Butta la pasta. E questa è bella. Biointegrella da agricoltura biologica. Integrella. Troppo carina sta pasta, ragazze. Praticamente pasta bio e integrale, cosa veramente ottima. Poi Fusilli è una delle mie pasta preferite. Poi ho preso anche le pennette rigate, le due. E costavano molto poco. Molto poco, invece di solito costa molto, quindi a fare. Ho preso la farina di mais, che la cercavo da tantissimo. Voi sapete che la utilizzo sia per i cosmetici, sia per mangiarla, tipo ci faccio la polenta, mi piace tanto. E non la trovavo da nessuna parte. Tanto. Finalmente l'ho trovata, quindi sono super contenta. Ora facciamo la polenta allora. Sì. A me piace. Sai perché si fanno questa polenta, diciamo, ci metti solo un po' di pomodoro piccante. Molto buona. Casomai poi faccio qualche ricettina. Io ho preso le immancabili gallette di riso al cioccolato fondente. Nancy è capace di trovare le gallette al cioccolato in tutti i suoi perché abbiamo quelle di Lidl, quella Coop, l'Ocean. E io perché devo fare il confronto poi qual è il migliore. Beh, comunque sono senza glutine, quindi anche per chi è intollerante al glutine, insomma. E sono solo cioccolato fondente e galletta di riso, quindi è una cosa un po' più golosa, no? Una merenda golosa. Però sempre sana, perché non ci sono zuccheri aggiunti, non ci sono grassi aggiunti, è comunque cioccolato fondente, quindi ve la potete concedere questo snack. Noi l'adoriamo, quindi ce la concediamo, sì. Poi abbiamo preso questa tisana, che tu nel vlog sei visto Renzi che mi chiamava, le tisane. Le tisane. Tisana a base di menta, piperita, ortica e radici di liquirizia. Molto interessante. Sì, infatti questa qua pancia. Praticamente sì, serve per sgonfiare la pancia, è depurativa. Poi essendo alla menta è molto rinfrescante, con l'ortica, la liquirizia. Questa qua si può utilizzare anche per fare un tonico per il viso, lo sai? Perché c'è menta, ortica, che sono purificanti, anti impurità. E poi c'è la liquirizia, che è anche molto lenitiva. Quindi io un tentativo lo faccio, poi casomai vi faccio qualche ricettina, però io la sperimento, lo sapete, l'ho sperimentato. Questa l'ho presa io, infuso di lemongrass, rosmarino, finocchio e coriandolo. È uguale, solo che c'è il limone, lemongrass limone dentro, sì, perché a me piace il limone. E rosmarino e finocchio, che sono anche molto sgonfianti e molto depurative. Poi che abbiamo qua, tre biscottoni. Questi l'ha presi da mamma, belli, sono sempre francesi. Ma sono buoni, controlla. Sempre la stessa marca, Boulogne, sì. Questi però sono di avena. Quindi sono ricchi di fibre, c'è scritto, e sono con cioccolato fondente, sono molto invitanti. Controlla però, perché questi ce l'ha messi, ma io li nascosto nel carrello. No, io l'ho controllato tutti, sì, perché questi qua sono... Oh, questi sono buoni, digestivi, sono buoni. Sì, di farina d'avena e farina integrale. Ah, buoni. Poi c'è il goccio di cioccolato, e poi c'è anche qua, c'è praticamente l'olio di girasole, quindi non c'è olio di palma. Abbiamo già aperto quelli. E come lievito... C'è il bicarbonato, quindi sono anche senza lievito. Sono meglio questi. Sì, proviamole. Proviamo anche questi. Proviamo anche questi. Wow, questi sono troppo grandi. Queste sono enormi, grandi. Sono grandi. Mamma mia, ragazzi, sono enormi. Cioè, questi costavano pochissimo. Questi costano 1,39 euro, quelli di prima 1,19 euro. Cioè, raga. Però questi qua, rispetto a quelli, si spantumano. L'ho detto, sono fini. Oh, ma sono buoni. Oh, sono buoni. Poi quelli sono pieni di cioccolata. Quasi meno cioccolata. Questi sono buoni. Si sente, sono come quelli digestivi, dai. Non sono buoni, non mi raccomando. Ma non sono buoni. Non so quale scegliere, ma sono buoni. Si è fatto il bisogno dappertutto, allora dice. Ma andate nella stanza della tua, non è la mia. Ho appena la sta spiavolga. Ancora un altro pacco di biscotti. Ma pure questi è aperto. No, questi sono chiusi. Questi li abbiamo comprati anche l'anno scorso. Questi li abbiamo già provati, perché questi qua sono biscotti alla crusca d'avena. Sono molto più leggeri degli altri perché non hanno cioccolata. Sono praticamente dei frollini quadrati così che potete metterci nel latte, eccetera. Pure la marmellata. Hanno un misto sia di farina di zero che farina integrale. Anche qua c'è un po' di crusca d'avena. E senza cioccolato, quindi ancora più leggeri. Molto leggeri, ve li consiglio. Senza olio di palma, senza latte e senza uova, quindi anche per i vegani. Sono ottimi veramente, ragazzi, super leggeri e dietetici, quindi se
Hanno un sapore molto sfizioso. Molto sfizioso. I biscotti all'avena sono molto sfiziosi come sapore. Tu hai preso questi? Sì, ho preso i semi di girasole bio gusciati, perché questi qua, questi semi di girasole, io li metto nelle insalate praticamente, mi piace tantissimo, danno un sapore ottimo all'insalata, provateli, sono veramente buoni. Vabbè, io ho preso la cioccolata, cioccolato fondente ovviamente. Ovviamente, non potevi questo non è un biologico della marca Fiorentini Bio. Si vede? Questa marca Fiorentini Bio è una marca che è molto presente al Todis, ci sono tante cose, anche le gallette, tante cose. Sì, infatti c'erano un sacco di gallette di mais, di riso di questa marca. Sì. Ah, poi questo qua c'è finito per sbaglio, queste sono le salviettine umidificate, però non sono per il viso, ma sono per il... Sì, perché c'è scritto carta igienica umidificato, quindi non l'ho usato sul viso, l'ho usato sul... veramente. Sedenino. Sul culettino. Assieme agli altri prodotti che ho comprato cosmetici dal Todis, che mi piacciono tanto, il video con tutti i prodotti cosmetici sul mio primo canale Todis. Noi vi mandiamo un bacio grande, speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto, lasciateci tanti commentini se avete provato questi prodotti, se ci consigliate altri missioninci, altri supermercati, diteci tutti gli altri supermercati dove vengono biscotti buoni, perché lei si vuole solo biscotti. Io sono biscotti, non so quanti biscotti ho comprato, ragazzi. Io per farla venire, voi non sapete, io la devo ricattare. Nancy, vieni che ti regalo 3-4 pacchi di biscotti. Poi veniamo qua, lei si vede tutti i biscotti. Tu capirai, costa un euro ogni biscotti, ogni pacchetto costa un euro, guardate, è tutto buono. E poi tutto il resto è mio. I semini a te. A me i semini. Ragazzi, un bacio. Mua. Ciao. Scusa, ma mangio pure. Per fare la mia. Sì, è la mia. Sì. Fallo distruggere. Ma non te lo mangi pure. Sapete.